Un flash mob simbolico a Cremona, sulla riva sinistra del fiume, davanti alla Canottieri, per lanciare un monito alle istituzioni, ovvero quello di non far morire il Po. Nell'estate della grande sete, Legambiente Cremona e Legambiente regionale chiedono attenzione per il grande fiume che versa in condizioni disperate e lo fanno con un tuffo simbolico in una calda domenica di luglio. In un documento presentato dall'associazione ambientalista sono 8 le proposte per la riqualificazione del corso d'acqua, a partire da una governance efficace dell'attività da parte dei soggetti che operano all'interno del bacino. Il Po è veramente messo male. Noi facciamo questa iniziativa per riportare l'attenzione sui problemi che ci sono in questo fiume. Non è un unico problema, ma problemi diversi. Ci sono progetti pericolosi per questo fiume. La questione della regimentazione ha creato danni nei decenni precedenti e se ne continua a parlare, e tutti i partiti politici parlano di regimentazione. Qui invece bisogna parlare di rinaturalizzazione. C'è bisogno di cambiare passo e attenzione al consumo dell'acqua, perché noi ne stiamo buttando via tanta per un'agricoltura eccessivamente consumatrice di acqua e troppo chimica. Credo che la città di Cremona deve avere ancora una coscienza comune rispetto al fenomeno Tamoil, e solo Legambiente e noi della Bissolati hanno avuto la considerazione di quello che è successo in questi anni. Un po' per volta io sono convinto, perché noi siamo delle persone che tengono duro, che anche gli altri si accorgeranno. Non dobbiamo mollare mai, perché di fronte agli inquinamenti ambientali dobbiamo essere rigorosi e seri e molto convinti. C'è una responsabilità sull'inquinamento e le organizzazioni, le società e le persone che hanno responsabilità devono pagare quello che hanno combinato.